Io sono molto entusiasta, devo dire, perché mi piace, è una bella opera. Io prima di tutto parto da ringraziare prima di tutto l'opera Segno Ami, che a ottobre facciamo un incontro con Egidio e con Carlo proposero questa cosa all'amministrazione. A me piacque molto, ma nei tempi in cui era l'assessore sociale speravo che le nostre strutture, come per esempio del territorio a tutti i livelli, potessero creare qualcosa che potesse rimanere ai cittadini. E questa idea, anche semplicemente abbozzata, perché io non sapevo come sarebbe stata realizzata, nel senso sapevo che c'erano i monumenti sul fondo, ma non sapevo come, devo dire, e sottolineo questo, è un'opera di grandissimo livello, sia grafico che di realizzazione. Quindi io ringrazio l'OAMI, in primis, e tutti i ragazzi che hanno lavorato, gli autori di questa bella opera. Ringrazio la Banca Popolare, la Fondazione Cassa e Risparmio e la CEMET, che è sempre vicina alle realizzazioni che si fanno in questa zona, perché è una realtà territoriale che però ha particolarmente a cuore, devo dire, la zona dell'Alta Marroggia. Detto questo, l'opera ha un valore, ha varie sfaccettature, ha un valore sociale, perché i nostri ragazzi sono andati in giro per la città a fotografare, non c'è nessuno, né il sindaco né la giunta, perché abbiamo fatto una scelta di non voler monopolizzare lo spazio che invece aspettava i cittadini della città. C'è però, ho visto il mio predecessore Massimo, che stava molto contento di esserci, quindi sono molto contento oltretutto di avete messo sulla pagina soprattutto del comune, con la torre comunale sta proprio lì, e quindi è proprio un segno tangibile della presenza di Massimo. Però a parte questo, dicevo, l'integrazione l'ha detto già Carlo, il fatto che i ragazzi sono stati in giro per la città a fotografare, logico, per qualunque cosa succede la gente è un po' diffidente, però ce ne sono stati tanti che si sono fermati a farsi fotografare. Stavo raccontando prima a Rossella che ci sono tanti miei compagni anche degli elementari che non vedo più da tanto tempo, quindi è anche un modo per ritrovare persone che tristemente per motivi di corsa della vita non ci si incontra. L'altro aspetto è che è un'opera di altissima qualità, al di là di come è stata fatta e chi l'ha fatta, è un'opera che è venuta veramente bene. Io l'ho vista in fotocopia, quindi oggi è la prima volta che la vedo stampata su carta lucida e è veramente un grande risultato. Va a individuare tantissimi momenti importanti, non solo il mosaico centrale del Duomo, il Ponte delle Torri. C'è una bellissima foto di San Ponziano, che è il nostro patrono, e quindi è stato molto bello individuarlo e sottolinearlo. Quello che diceva Carlo, io lo vedo, lo condivido pienamente, il fatto che la città non è fatta solo di strutture, ma è fatta di persone. E il fatto che 2000 persone nel 2010 si siano messe a disposizione per creare il mosaico della città incarna perfettamente quello che l'amministrazione vuole, cioè il fatto che la città sia fatta dai cittadini. Abbiamo fatto tanti lavori, sono stati messi a posto tanti spazi, tanti palazzi, tanti di questi che sono in queste fotografie, ma nulla sarebbe stato possibile se non fosse vissuta la città dalle persone. E sono persone che erano per strada, quindi ha un valore ancora maggiore. Ci sono tanti dipendenti comunali, professionisti, c'è gente comune, impiegati, operai, ragazzi, è veramente... È quello che io avrei voluto per fare il calendario di Spoleto, quindi non posso che essere contento. Avremmo voluto fare anche di più, ce l'avevamo detto, perché volevamo fare anche i biglietti degli auguri del Comune di Spoleto, fatto estrapolando qualcosa da questo calendario, ma c'è una direttiva Brunetta che impedisce di mandare gli auguri cartacei, che devono essere mandati solo via email. È una razionalizzazione del nostro Stato, noi lo accettiamo. Devo dire, se avete tempo, a me l'hanno mandato in su come prove, anche i piccoli biglietti d'auguri che avevano preparato, anche semplicemente in grafica e poi stampati, erano veramente di tantissima qualità, mi sarebbe tanto piaciuto tenerli e utilizzarli anche per mandare gli auguri in giro per il mondo. Noi quest'anno non siamo riusciti a fare il nostro calendario classico, quello che abbiamo fatto in tutti gli anni, per problemi di risorse, perché chi si era preso in carico di farlo ha accettato di rinunciare, scusate il gioco di parole, ma è così, perché non riusciva a coprire le spese economiche. E
Abbiamo deciso insieme alla Giunta che questo è il calendario del Comune di Spoleto per quest'anno, ecco perché vedete il logo del Comune su tutte le pagine, oltre che sull'ultima pagina di ringraziamento. Non abbiamo fatto una tiratura volutamente perché non sono state tantissime le copie, perché ancora eravamo in cavallo con un impegno con chi doveva farlo in maniera precedente e non siamo riusciti a fare un impegno diretto. L'abbiamo fatto nel momento in cui gli altri hanno rinunciato. Sono un po' meno, sono 1500 rispetto a tantissime copie che abbiamo fatto l'anno scorso, forse anche troppe. Noi le distribuiremo naturalmente a tutti gli uffici pubblici, i nostri dipendenti, le scuole, al Consiglio Comunale dei Bambini del 18 lo distribuiremo ai rappresentanti delle scuole e ai bambini delle scuole come abbiamo sempre fatto. Lo spediremo nel mondo, perché lo spediremo a tutti gli spoletini che abbiamo in database, che sono nel mondo e ogni anno a settembre scrivono dicendo che non è che quest'anno non ci mandate il calendario, e invece lo manderemo anche quest'anno, e credo con tanti amici lontani che loro hanno dove vivono in questo momento, quindi è un valore aggiuntivo. Io credo che possiamo cominciare a ragionare anche per iniziative per il prossimo anno. Io devo dire qui un applauso a Carlo Carlini e alla 40, perché veramente l'idea che è stata fatta è innovativissima. Cioè io l'ho raccontata a qualcuno e è subito piaciuta. Credo che quando lo vedranno rimarranno estasiati di un'opera veramente. Sono veramente entusiasta, sembra che sto caricando la cosa, ma sono veramente entusiasta perché era quello che volevo. Quindi sono molto contento. No, è quello che volevo e cominciamo a distribuirlo subito, quindi dobbiamo venirli a prendere, perché dobbiamo cominciare a spedire, perché vorrei che arrivassero in Australia, in America, in Sud America, in tutta l'Europa prima della fine dell'anno, prima di Natale speriamo. E quindi io non faccio altro che ringraziare sia gli sponsor che hanno promesso quest'opera, gli operatori, gli autori di quest'opera, e credo che è un percorso che va continuato, perché secondo me il segno e il valore sociale nel quale ho sempre creduto per opere di questo genere, credo che, visto che la fantasia non manca, dovremo metterne in campo altre, a partire per esempio dal nuovo giornale, cioè dalla riedizione del giornale di Città Comune del Comune di Spoleto, per cercare di fare qualcosa insieme. Quindi io chiudo qui, ringrazio ancora e non devo dire altro, perché mi sembra di aver dimostrato già l'apprezzamento massimo mio personale e dell'amministrazione. Grazie.